Per quel che riguarda il Covid-19, il protocollo della federazione per il campionato professionistico richiede un tampone, l'effettuazione di un tampone non prima di 48 ore dall'inizio della gara, della partita, proprio per evitare che uno abbia possibilità di contagio nei giorni successivi, e per tutto il team squadra. Dopo c'è tutta la gestione dei positivi, abbiamo avuto un momento in cui prima c'è stato un positivo, poi altri siamo arrivati a 5 positivi, e in cui c'è da gestire l'isolamento, la sintomatologia, quindi anche da un punto di vista clinico il medico deve seguire la situazione, possibile calcolare i tempi per rifare i test per vedere quando si negativizzano e anche da un punto di vista della gestione sia con la Lega per quel che riguarda l'aspetto sportivo sia con l'ASU di riferimento col Dipartimento di Prevenzione bisogna prendere degli accordi per la quarantena dei giocatori che sono negativi, hanno un periodo che si chiama di quarantena soft in cui devono restare obbligatoriamente solo all'interno della squadra, nella cosiddetta bolla, cioè andare o all'allenamento e basta, casa allenamento, allenamento casa, quelli che, e ricontrollati per confermare l'eventuale negatività. Quelli positivi ovviamente devono stare in isolamento, rifare il tampone dopo 10 giorni, se di nuovo positivo c'è un altri 10 giorni di isolamento. Abbiamo in installazione proprio in questo momento una nuova linea produttiva che è in grado di dare la risposta ad un test molecolare in 2 ore. E questo per la gestione dei casi di emergenza, al di là dell'aspetto sportivo, ecco, dei casi di emergenza di salute del cittadino, insomma, ecco. Oppure la utilizzeremo per le situazioni dove l'analista ha delle ambiguità e ci sono, credetemi, la risposta non è sempre cristallina, subito, chiara. In alcuni casi abbiamo bisogno di approfondire prima di dare un risultato. Le microbiologhe, che ringrazio per come lavorano, prima di dare un risultato ci pensano e se delle volte hanno bisogno di togliersi un dubbio e ripetere un'analisi e non hanno tempi, avevamo bisogno di una strumentazione che ce lo consentisse, comunque di dare un risultato in serenità, per cui, in serenità, in tempi stretti, per cui abbiamo aggiunto questa terza linea di produzione. È una collaborazione che oggi la rendiamo ufficiale, ma già è diverso tempo, diversi anni che il laboratorio analisi Biolab collabora con noi per tutto quello che riguarda gli aspetti appunto medico di analisi del club. A maggior ragione in questa fase capite bene che sono fondamentali e quindi abbiamo deciso di ufficializzare questo rapporto molto molto importante per la VL perché si fa delle prestazioni di un centro di laboratorio veramente all'avanguardia e molto molto professionale, quindi siamo orgogliosi di questo e li stiamo stressando molto perché chiaramente ogni settimana siamo con un bel gruppo di atleti e non solo per tutte le varie regole da rispettare in FIP per poter giocare le partite. Confermo ovviamente che questo rapporto è già stato iniziato anni fa, quando dovevamo occuparci solo della salute dei giocatori. Adesso c'è il problema della pandemia e quindi tutte le analisi che facciamo chimico-cliniche sui giocatori, sullo staff, sono non solo legate allo stato di salute dei giocatori, ma soprattutto alla diffusione della pandemia.